Gabriele Gargiulo, dirigente promozione e comunicazione dell'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale. È diventata una passione. Gargiulo, oggi un altro tassello in questo, lo chiamo museo perché è un museo del mare anche questo, un altro tassello importante, si va sempre avanti, servirà per le scuole, per la città? Sicuramente sì. È un tassello molto importante nell'obiettivo dell'autorità portuale insieme al Comune di Livorno e alla Regione Toscana di fare un percorso museale che va dal nuovo museo della città inaugurato la settimana scorsa ai Bottini dell'Olio per passare a questo magazzino delle imbarcazioni storiche che oggi si è arricchito della barca Teresa, il mitico Gino Falanga di Martino, per arrivare poi alla Fortezza Vecchia e al Port Center e poi anche alla motovedetta Gregoretti che entro un mese sarà collocata adiacente ai pescherecci davanti alla Fortezza Vecchia. Quindi riteniamo questo percorso museale sia di grande attrazione sia per i turisti croceristi ma anche per la cittadinanza e in particolare per i giovani. Qui all'interno di questo magazzino delle imbarcazioni storiche abbiamo programmato una serie di incontri con gli studenti del nautico ma non solo del nautico perché sono molto interessati a questa, alla parte storica ma anche alla parte dei motori, a lavorare, si creerà anche una sorta di laboratorio, qui ci sono esposti anche dei motori, dei vecchi motori, dove poter essere interessati, interessante per questi studenti. E quindi l'attenzione verso i giovani è sempre più importante e il tema dell'integrazione porto-città è quello che ci stiamo lavorando molto come direzione, promozione e comunicazione, oltre ovviamente alla promozione dei traffici portuali, però questo dell'integrazione porto-città è di altrettanto interesse.